Forti Infissi, l'eccellenza italiana nei serramenti in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e nel rispetto della migliore tradizione serramentistica italiana nascono finestre ai massimi livelli di comfort, design e risparmio energetico per le case di tutta Italia. Sciabbi, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi con incentivi eco bonus e super bonus. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Perugia, Foligno e nel nuovo punto vendita di Arezzo. Assistenza completa nelle pratiche di cessione del credito. Carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno e con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. L'Antenna Service. Da oltre 25 anni, esperienza e professionalità al tuo servizio. Da noi troverai prodotti e soluzioni per tutte le tue esigenze su TV, SAT e Wi-Fi. Vieni a trovarci in via Sette Valli 133, Perugia. L'Antenna Service, Sky Service. Ti aspettiamo. Dai maghi della pizza, pizza al piatto e al tavolo. Croccante, gustosa e digeribile. Lievitazione naturale 72 ore. Lavorazione artigianale con ingredienti genuini. Farine integrali macinate a pietra. Pizza per vegetariani e vegani. I maghi della pizza. Ci trovi ad Ellera in via Gramsci e a Ponte San Giovanni in via Bocchi. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con Electro Sculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330 dcddimagrimento.com. Sei convinto che la tua casa, il tuo locale o la tua azienda siano sicuri e igienizzati?
Non correre rischi, pianifica una sanificazione affidandoti a professionisti del settore. Upkeep è azienda leader con sedi in tutta Italia. Esperienza pluriennale, macchinari all'avanguardia e tecnici specializzati con rilascio di certificazioni. Scegli Upkeep. Ristorante Pizzeria Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15. Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano 64. Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1. Il Perugia batte il Ferrara Pisolò, il terzo successo di fila per i Grifoni nel girone di andata che si è chiuso oggi pomeriggio dopo il pareggio del Gubbio a Fano. La squadra di Grifo Stadium per questa terza parte della nostra lunga diretta partita con il pre-gara in cui abbiamo ascoltato anche il giovane Alberto Lunghi, è andato vicino al gol del 4-1, poi il tentativo di rimonta sul rigore del Ferrara Pisolò che ha fissato il punteggio sul 3-2 conclusivo. Tre rigori concessi dall'arbitro, due per il Perugia che hanno contribuito a perfezionare la rimonta del Grifo in svantaggio intorno alla mezz'ora del primo tempo. Poi il pareggio di Minesso e quindi le reti di Falzarano e Burrai. Saluto e ringrazio Valentina Belia. Ciao Valentina, ben ritrovata. Buonasera a te. Tutti ai posti di combattimento, come suol dire, anzi in questo caso di bilancio per questa giornata che sorride ancora al Grifo, sorridente Valentina Belia, così come tutta la squadra di Grifo Stadium che oggi ha ritrovato il suo Bindrino. Ciao Bindrino! Sera. Buonasera a tutti. Il suo fantastico libro presentato all'inizio della diretta. Scritto col cuore, quello è un atto d'amore. È un atto d'amore per Perugia. Volesse meglio, ricordiamo ancora una volta. Volesse meglio, grazie. In tutte le librerie a Perugia lo trovate. E naturalmente poi torneremo con una lunga intervista a parlare del libro di Andrea Proietti Bertolini. Cristiano Silveri, ciao Cristiano. Grazie, buonasera di nuovo a tutti. Massimo Nardi Schulz. Buonasera. Saremo in replica anche nel corso della notte dopo il TG Sport riassuntivo delle 24 che andremo a proporre più tardi per tutti i risultati tra volley e calcio di Serie C. Ecco lì perfettamente inquadrato il nostro Stefano De Francesco con il suo pagellone. Ciao Stefano! Buonasera a te Stefano, uno Stefano oggi bloccato dalla neve in Alto Tevere, ha nevicato e un po' l'Umbria, soprattutto dalle parti tue, si è risvegliata sotto la neve. Non mi arriva l'audio di Stefano, vediamo se è possibile perfezionarlo con la regia di Daniele Tomassoli. Intanto facciamo una cosa, andiamo sui risultati, poi torniamo da Stefano De Francesco anche perché analizziamo giocatore per giocatore le prestazioni dei Grifoni con il pagellone. Eccola qui inquadrata Valentina Belia che aspetta ansiosa i voti di Stefano, così come noi proviamo a fissare allora il bilancio ricordando in questa giornata ultima di andata il successo del Padova, quello del Sud Tirol, quindi lì non ha sbagliato nessuno finora aspettando il Modena, ma del Modena parleremo domani visto che comunque la gara era in programma alle 17:30. Minesso che ha sbloccato il Perugia nel momento più difficile, allora partiamo proprio da lui, dal folletto biancorosso per un Minesso che si trasforma in bomber tascabile, più tascabile che mai, visto che salta da ogni parte. Beh, bomber tascabile, ma intanto segna sempre di testa, per cui evidentemente questa statura non è così fondamentale quando hai le qualità per andare in gol. Devo dire che in queste ultime partite è la sorpresa più eclatante che ci ha riservato questa squadra, grandissimo Minesso che è andato in gol anche oggi. Tanta bella roba. Hai detto durante la diretta un grandissimo Elia, quando ha avuto il pallone sì. Sulla destra era imprendibile. Beh, vabbè, Elia
sta diventando veramente un piccolo spauracchio per tutte le difese avversarie. Oggi i difensori non hanno trovato niente di meglio che prenderlo per la collottola come un gatto, per cui credo che sia evidente a tutti che quando è in vena sto ragazzo con la palla al piede fa venire il mal di testa a tutti. E in effetti è proprio così, giocoliere davvero, palla tra i piedi, Salvatore Elia, l'uomo in più insieme a Falzarano e naturalmente a Minesso che ha avuto il merito di sbloccarsi. Ripristinato l'audio con Stefano De Francesco. Stefano! Ciao, buonasera! Ben trovato caro Stefano! E avremo per il tuo piacere domani in studio, proprio adesso è arrivata la comunicazione dell'ufficio stampa del Perugia Calcio, Mattia Minesso al quale hai dato un bel 7, premiato soprattutto per aver sbloccato il risultato, nonostante il rigore centrale sbagliato, e Minesso che sta entrando un po' nel cuore di tutti. Ecco qui i voti di Stefano De Francesco, Fulignati 5,5, Elia 7, Angella 7, Sgarbi 6+, insieme a Crialese 6+, Moscati 5, Sunas che è entrato, secondo Stefano, da 6+, Sunas. Su Moscati torniamo tra poco perché in effetti è, mi sembra, uno dei voti che merita particolare attenzione. Burrai 6-, Van Balegem 5,5, Minesso 7-, quindi il migliore in campo insieme ad Angella, leggermente inferiore per il ed meno. Elia. Sì, ed Elia, giustamente, ed Elia che prende un voto alto, 7, è vero. Falzarano 6,5, Murano 6-, si è un po' ripreso a tratti nella ripresa. Murano, avevo sentito Stefano nell'intervallo, non gli era piaciuto nel primo tempo, in effetti Murano un po' in ombra nel primo tempo, poi un paio di situazioni interessanti, soprattutto nel dialogo con Falzarano. Lunghi prende 6, così come 6 va a Quan, 5,5 per Vano che frana rovinosamente sull'avversario regalando un rigore al Feral Pisalò. E non solo, dice Stefano, in effetti ti capisco molto bene, caro Stefano, 6+ per Caserta. Allora, intanto un'analisi complessiva della prestazione da parte tua e poi torniamo sui singoli voti. Stefano. Allora, la prima riflessione che va fatta, a mio parere, è quella che giriamo a 36 punti. Significa che dobbiamo fare un girone di ritorno migliore quello di andata, se vogliamo riuscire ad arrivare primi, perché comunque sia terminiamo a pari punti con Modena e Padova che devono recuperare una partita e dietro il Sud Tirol che ci sopravanza di un punto. Quindi questa è come riflessione generale al termine del girone di andata. Detto questo, abbiamo faticato un po' nel primo tempo, anche perché avevamo un centrocampo lentissimo. Diciamo che i voti sono cresciuti sia di Burrai sia di Van Balegem, perché dopo aver trovato il vantaggio con il calcio di rigore ribattuto poi da Falzarano, la Feral Pisalò si è molto aperta nel tentativo di raggiungere a sua volta il pari e abbiamo cominciato a giocare su spazi un po' più aperti. Finché gli spazi non erano così aperti, sia Burrai sia Van Balegem hanno faticato tantissimo, come peraltro Moscati nel primo tempo, a cui non è data stata data la possibilità di migliorare nel secondo. Detto questo, parlando delle insufficienze, poi veniamo alle sufficienti, Vano è entrato, tantissima buona volontà, ma al di là del calcio di rigore che ha causato con un intervento assolutamente scomposto, per fortuna la partita era praticamente terminata, anche ha avuto un'occasione in cui bastava piazzare la palla e l'ha tirata sopra la traversa, quindi sicuramente dimostrando di avere delle difficoltà ad inquadrare la porta. Purtroppo non bene Fulignati, ha preso un primo gol secondo me evitabile e qui bisognerebbe fare una riflessione, perché probabilmente il fatto di non avere mai un'alternativa, essere così tranquillo al momento in cui si entra in campo, forse in qualche maniera sta mettendo in luce qualche pecca di troppo. Benissimo invece, venendo alle cose positive,
Elia, che praticamente, a differenza di altre volte dove era partito bene e poi era andato un pochettino via via spegnendosi, questa volta ha tenuto un rendimento eccellente in tutte e due le fasi e per tutto il tempo in cui è stato in campo. Molto bene Angella, che ha propiziato praticamente il gol del 2-1 con il colpo di testa su cui poi è nato il rigore del 2-1, e ha salvato un'uscita un po' improvvida di Pulignati, non so se ci avete fatto caso, ribattendo la porta che poteva diventare, ribattendo sulla linea di porta un tiro che poteva diventare pericoloso. E oltre a questo la solita pulizia nella gestione della difesa, e quindi molto bene. Molto bene Minesio, che continua a segnare di testa, quindi a questo punto non è più una novità. Peccato per il rigore sbagliato, e quel meno sta proprio a significare quello, ma quando è il momento giusto evidentemente va tutto bene, perché anche il rigore sbagliato alla fine si è trasformata nella rete di Falcerano. Ultimo aspetto, proprio Falcerano secondo me è andato bene, anche se ha alternato un pochettino con qualche magari azione non proprio precisa, ma credo che il 6,5 rispecchi una prestazione più che sufficiente. Avanti così, e ora ci aspetta il Fano domenica prossima. Allora, queste le sensazioni, la panoramica ottima che ha fatto Stefano De Francesco. Tra poco torniamo da Cristiano Silveri, Massimo Narissuzzo, Valentina Bellina, Belia e Bindrino, fatto un po', ho unito il nome di Bindrino a quello di Valentina Belia. Faccio velocemente, perché andiamo sulle schermate realizzate da Alessio Romanelli, dalla redazione, che avete visto per un attimo anche proposte dalla nostra regia. I numeri del Grifo dopo questo successo, il terzo di fila, quinto miglior attacco, quello del Perugia, secondo miglior attacco con 31 gol, la decima vittoria stagionale, la sesta in casa per i biancorossi, ottavo risultato utile consecutivo per Minesso, l'abbiamo detto più volte anche durante la diretta, quinto gol nelle ultime tre partite. Vediamo anche con la regia l'altra schermata riassuntiva delle azioni salienti del secondo tempo, che ha permesso al Perugia di ribaltare il risultato, di soffrire anche per certi versi nell'extra time, anche se il rigore è arrivato proprio all'ultima azione della gara. Il colpo di testa di Miracoli e la bella parata di Fulignati, questo va ricordato, c'è stato un momento in cui ha avuto qualche brivido il Perugia nella propria area, l'unico diciamo brivido, però quello evidente dopo 5 minuti. Poi il gol su calcio di rigore, in realtà sugli sviluppi della respinta di Lucia sul tiro al dischetto di Minesso con la rete di Falcerano. Poi Elia ancora atterrato in aria, in sostanza in 4 minuti è arrivato l'1-2 decisivo del match, con il fallo di Vittorini, ammonizione per Vittorini, fallo evidente su Elia e trasformazione di Burrai. Poi la grande occasione per Vano che fa molta fatica, diceva anche prima Stefano, tra l'altro ha commesso un fallo inutile al momento del gol del rigore, poi trasformato per il gol del Feral Pisolò. Grande occasione buttata via dell'attaccante arrivato in prestito dell'Hellas. Poi prova a riaprire la partita da Feralpi con la girata di Guerra che finisce sul fondo, e quindi il rigore trasformato nel finale con la parata di Fulignati. Sì, ma Guerra ribadisce in gol. Cristiano Silveri, sulle considerazioni di Stefano De Francesco. No, ma sono d'accordo sui voti di Stefano. L'unico punto, ma sai, dopo le partite le vediamo tutti in maniera diversa, tutto giusto. Questa completa insufficienza di Moscati, però non so se la meritava davvero Stefano, non lo so, adesso ti dico, poi sai è difficile valutare le partite qua in televisione, non è così semplice, però tutto sommato anche nel secondo tempo Moscati secondo me non aveva fatto una brutta partita, però... voglio dire, parliamo di mezzo punto in più, non altro. Sono d'accordo su tutti gli altri, lo stesso 5,5 a Fulignati, così come il 7 ad Angella. Secondo me Angella è stato forse il migliore in campo rispetto a tutti gli altri. Credo sia stato un po' severo su Moscati, ecco questo ti volevo chiedere. Guarda, può essere, in realtà alla fine del primo tempo io avevo dato 5 a tutti e tre gli uomini di centrocampo del Perugia, perché avevo dato 5 a Moscati, 5 a Burrai e 5 a
Van Baleghem. Penso che, cioè, volendo, ci poteva stare, visto come è andata la partita dopo, dargli mezzo punto in più, ma quando lui è uscito la mia valutazione era quella, però il mezzo punto in più, sì, o in, sì, meno ci poteva stare. Poi figuriamoci, preferisco di gran lunga Marco Moscati ai suoi due compagni di centrocampo, quindi tutto, di tutto si tratta, meno che di una bocciatura verso Marco. Allora, Vinto, come sai, Stefano, il pomeriggio del Cesare, intanto andiamo da Massimo, se ti ritrovi anche tu con i voti di Stefano, e soprattutto su questo bilancio che viene fatto dopo 3 vittorie di fila da parte del Grifo, Massimo. Sì, perfettamente, poi la domanda che voleva fare, che volevo fare io, era quello che ha fatto Cristiano, quindi ha risposto perfettamente Stefano, quindi non gliela faccio la domanda. Sono d'accordo con le votazioni, sono d'accordo anche con il voto che ha dato a Fulignati, si è parzialmente riscattato parando il rigore, certo quel gol che ha preso, quello pesa, perché effettivamente riguardandolo quel gol, cioè non si possono prendere gol così. Per il resto sì, d'accordo perfettamente, un buon Perugia, bene così, avanti così, adesso ci aspetta tutto un giro di ritorno che sicuramente non sarà facile. Ma noi l'obiettivo lo sappiamo qual è quello che dobbiamo vincere il campionato. Valentina, allora, analisi individuali non sono mai semplicissime, no, anche perché poi devo dire che quest'anno le riprese non sono eccezionali. Comunque, al di là di questo, anche la prestazione. Non è semplice seguire la partita nella sua interezza, comunque, perché è abbastanza impegnativo. Però io mi ero espressa prima, io avevo detto che a me sinceramente Moscati era piaciuto, sicuramente un centrocampo un po' sottotono, però mentre Burrai e Van Baleghem hanno continuato a non impressionarmi, invece Moscati l'ho visto abbastanza bene sia in chiusura che in recupero palloni, per cui a me non era dispiaciuto, devo dire la verità. Chiaramente poi dopo chi c'entra? Ognuno, ognuno dà la sua opinione e per tutto il resto sinceramente nessun Angela ha giganteggiato davvero, sì, come, sì, ricordavate, sì, sì, un po' tutti. Forse perché, il migliore in campo. Sì, migliore, sì, in campo, sì, e infatti anche premiato da Stefano con il 7 insieme ad Elia, certo. No, ti volevo chiedere Stefano, ma secondo te è un caso che Elia stia giocando così bene dopo che è stato messo come quarto di difesa addirittura, avendo tutto quel campo a disposizione? Io credo di no, credo che lui sia un giocatore, invece questo è il ruolo che può ricoprire bene e anche in futuro può ritagliarsi uno spazio molto molto importante. Tu sai benissimo che adesso quel ruolo, anche in Serie A, in Serie B, in tutti i campionati europei, è fondamentale. È vero, è vero. E devo dire... cioè, vi devo ripetere rispetto a quello che ho detto prima, perché effettivamente quello che ho notato è che lui sta crescendo di partita in partita. Come dicevo in precedenza, ha giocato praticamente dal primo minuto fino al momento della sostituzione, riuscendo ad avere sempre una grande qualità in avanti, ma stavolta anche in fase difensiva, coprendo bene in fase difensiva, e la valutazione infatti è molto positiva proprio per questo. Per quanto riguarda le valutazioni sulla partita, ha ragione Cristiano, la partita è sempre difficile, anche perché la vedi in televisione, le immagini non sono poi neanche superlative, visto la qualità che ci viene offerta, e si aggiunga a questo il solito problema di vedere la partita in televisione, si vede la partita guardando solo dove c'è la palla e non dove non c'è, esatto, quindi non vedi i movimenti, se sono giusti, sono sbagliati, e questo chiaramente è un limite, esatto, grande, ma ce ne dobbiamo fare una ragione, visto che per un bel pezzo ancora non la vedremo dal vivo. Quello che conta di più, come mi insegni tu Stefano, come capirete anche voi da studio, è il risultato, il terzo di fila vincente. Poi andremo con Alessio Romanelli in redazione della grafica che sta per proporci Daniele Tomassoli, il cammino del Perugia che riparte con questo girone di ritorno dalla trasferta di Fano. È arrivato davvero il momento, diciamo con Valentina all'inizio della diretta, di cambiare passo, e i segnali stanno arrivando. Fano-Perugia, Perugia-Arezzo, e poi quello che potrebbe essere a questo punto, vedremo tra 2 settimane se sarà così,
poco più di due settimane, Cesena-Perugia. Ecco, Stefano, qui non dico che si decide il campione del Perugia, però è una fase molto interessante questa della stagione, una fase molto molto delicata. Ma quando c'è una classifica così corta, ogni domenica è fondamentale e rischiamo di essere in qualche maniera, come dire, superficiali, ma è inevitabile, dicendo che le partite vanno giocate una per uno. Ora abbiamo il Fano e dobbiamo vincere questa partita perché è fondamentale nel girone di ritorno cambiare passo e fare più dei 36 punti che abbiamo fatto nell'andata, perché raddoppiati sarebbero 72 e sono convinto che almeno una squadra ne farà di più. E dall'altra parte rendersi conto che troveremo delle situazioni completamente differenti. La prima che andremo ad incontrare completamente differente è l'Arezzo, fra due domeniche, perché Camplone non sarà più in panchina perché è stato licenziato proprio ora, in diretta. Sì, sì, dunque Camplone esonerato e non potrà affrontare la sua ex squadra il 31 gennaio, nella seconda giornata di ritorno. Mercoledì 3 febbraio, turno infrasettimanale Cesena-Perugia e poi Perugia-Mantova domenica 7 febbraio. Almeno è vero quello che dici, no? Il rapporto al grande equilibrio non può essere decisivo e non può essere determinante questo no. Pezzo del girone di ritorno, però può esserlo sul piano delle convinzioni di questo Perugia, perché se a questo punto ci attendiamo davvero conferme, no? Hai vinto 3 partite di fila dopo la prestazione brutta di Trieste, ti sei ripreso, macini punti, e penso che a questo punto con il Cesena è un po' la prova del 9, chiaramente cercando di vincerle tutte partita per partita. Tu dirai, devi pensare Giulio, partita per partita, certo, per me non dare nulla per scontato. Per me il Cesena non esiste, c'è una partita a Fano e dobbiamo vincere quella, poi dopo penseremo all'Arezzo e poi dopo a chi ci sarà dopo. A noi i punti che mancano sono proprio quelle piccole, perché le due squadre potenzialmente capolista, ovvero sia il Modena e il Padova, che sono a 36 come noi, ma hanno una partita da recuperare, le abbiamo battute entrambe. Allora, quindi che mancano sono quelle squadre più abbordabili e questo ci deve far capire che Fano sarà un crocevia importante. Ma proprio Stefano, per quello che stai dicendo, mancano proprio i punti con queste prossime 4 partite. Esatto. E quando tu dici che nel girone di ritorno bisogna fare più di 36 punti, io inizierei a farli, ecco, dalle prossime 4, visto che all'andata così bene non è poi andata. Che ne pensi? No, francamente no. Appunto. Un giro di considerazioni su 12 punti ne facemmo 4. Vorrei sviluppare con voi un tema, poi torniamo da Stefano. Un primo giro di considerazioni in studio, poi voglio sentire anche il parere di Stefano. Massimo, vi preoccupa questa situazione però in attacco, no? Perché oggettivamente Melchiori non ce l'hai almeno per le prossime 3-4 partite. Vano ha fatto un po' di fatica oggi, 2-3 palle gol buttate via. In effetti il Perugia probabilmente deve dimostrare di poter fare a meno anche di... cosa quasi impossibile visto il Melchiori del giorno d'andata, però di sopperire a questa assenza. Ma preoccupa sì, anche perché poi abbiamo visto che il Melchiori è un po' il centro del gioco del Perugia. Ogni volta che è entrato in campo ha dimostrato veramente un tasso tecnico superiore a tutti gli altri giocatori. Io spero e mi auguro che il Perugia veramente, i giorni che mancano ancora, credo che si chiuda il calciomercato i primi di febbraio, se no il primo febbraio, trovi un giocatore, ma se non altro anche perché numericamente parlando lì siamo veramente non messi benissimo. Per epoche alternative, poi c'è il generoso Lunghi, il ragazzo che potrebbe avere spazio, ma non era particolarmente contenta Valentina, no? Nel vedere la fase finale in cui qualche palla gol è stata sprecata, si fa un po' di fatica. Ascolta, io credo che quando tu stai vincendo 3-1, se capita qualche occasione che non viene sfruttata appieno, si è un po' più indulgenti. Sicuramente se avessimo avuto la necessità di recuperare un risultato o di andare in vantaggio, certe situazioni sarebbero state aggredite proprio. È chiaro che
si è un po' più dolci quando stai vincendo e quando poi la partita termina con un risultato a tuo favore, però è ovvio che oggi ci sono state delle situazioni che andrebbero guardate, cioè che un allenatore deve guardare con un occhio differente, delle occasioni sprecate in area di rigore, dei falli dentro la tua area che non hanno senso, che non si possono minimamente fare, e queste sono cose che in questa partita, grazie a Dio, non abbiamo avuto, non hanno avuto peso, ma in un'altra situazione avrebbero potuto averne, e come. Allora, stasera non abbiamo la grafica, ok, problema, ma ci sono tanti tifosi fidelizzati che continuano a scriverci, che ringraziamo, poi naturalmente allargheremo anche le partecipazioni di coloro che interverranno nel prossimo numero quando avremo la grafica a posto. Allora, peccato per il rigore subito nel finale, altrimenti la storica, insomma, un po' elaborato questo messaggio, la storica trasmissione radiofonica titolata Chiamate Roma 3131 ora si sarebbe chiamate Perugia 3131. Chiamate Roma 3131. Chiamate Roma 3131. Scrive Fabrizio da Perugia. E poi Valentina Forever, forza Grifo. Allora, insomma, un po' i tifosi che ti corteggiano da casa. Buongiorno, abbiamo buon portiere in panchina, penso che sia ora di cambiare. Vabbè, questo messaggio è arrivato per la verità anche dopo il gol del pareggio. Poi altre considerazioni sul Perugia: adesso bisogna ingranare la marcia e dare continuità ai risultati, cosa che vero, in fondo dicevamo prima. Vero, sì, vero. In effetti, questa è la cosa più importante di tutte. Adesso proprio la prova del 9, queste prossime partite, è vero quello che dice Stefano, partita per partita, sì. Però la Perugia deve fare un po' la corsa su se stessa, cioè capire, dare un messaggio a se stesso di poter davvero trasformare quelli che erano pareggi nel giro d'andata in vittorie per dare una svolta al campionato. Torniamo tra poco da Stefano, prima voglio girare le considerazioni di studio con Cristiano, anche su Falzerano, di cui parlava prima Massimo, anzi prima Massimo un attimo, Falzerano deve giocare adesso a questo punto. Secondo me sì, io spero che non lo mettano nel mercato in uscita. Falzerano è un giocatore molto importante per il Perugia. Falzerano fondamentale secondo Massimo, al di là poi degli avversari, Cristiano? Considerando l'assenza anche di Melchiorri, credo che questo sia un assetto che potrebbe essere portato avanti per un po' di tempo. E allora proprio sull'attacco, visto che comunque abbiamo visto qualche errore di troppo, anche Stefano ricordava un Murano che non ha fatto un bel primo tempo, poi si è ripreso su Murano, attenzione, diamo massima fiducia perché comunque è un ragazzo di qualità tecniche indiscutibili, sicuramente all'altezza della categoria, però in effetti un po' di preoccupazione c'è, no? Perché se non hai Melchiorri per le prossime 3-4 partite è lecito preoccuparsi un po'. Ma io credo che Murano non abbia nella maniera specifica le caratteristiche del primo attaccante per questo 4-3-2-1. È partito secondo me non bene, poi si è un po' riscattato nel secondo tempo, ma quando però il Feralpi ha lasciato gli spazi, quando lui ha potuto con la sua progressione andare ad attaccare proprio gli spazi che il Feralpi gli aveva concesso alle spalle appunto della linea difensiva. Credo che se da adesso in poi, con l'assenza di Melchiorri, che Caserta opterà per questo 4-3-2-1, allora per certi aspetti potrebbe essere più consono un Vano per questo tipo di modulo. Detto ciò, credo che per quello che abbiamo visto oggi è sicuramente ancora un giocatore non pronto e quindi Murano potrà ancora di nuovo continuare a fare quello che ha fatto oggi. Però per quanto mi riguarda, e anche Stefano credo com'è d'accordo per quello che poi ci siamo un po' detti, nel primo tempo lo stesso Vano lo stesso Murano non mi è sembrato molto partecipe e soprattutto non consono a questo tipo di modulo. Stefano? Sì, sono d'accordo, l'avevo detto anche prima e ha ragionissima Cristiano, è proprio così, bisognerà vedere quello che accade, anche che tipi di movimenti ci sono, tenuto conto del fatto che Melchiorri almeno per un altro mesetto lo dovremo comunque attendere, quindi vediamo un po'. Alla fine dico sarebbe importante averlo nel momento in cui andiamo ad avere gli scontri diretti decisivi. Quello con Cesena probabilmente lo salterà, gli altri ce lo avremo, e quindi questo è importante perché per noi è un giocatore fondamentale.
Allora, il Cesena si iscrive ufficialmente al club delle pretendenti al primato, Stefano, questa sera? Ma secondo me sì, assolutamente, perché continua a segnare, Bortolussi continua a segnare, e comunque sia la squadra sta dimostrando di non essere lì per caso. Quindi a questo punto il quartetto si inizia a individuare, è tardata ormai la Triestina, senza nessuna possibilità di rientrare, ma non credo che neanche ci sperasse il Mantova, bruttissima battuta dal resto della Samba, che a questo punto credo che avrà delle difficoltà, tenuto conto anche di quello che è accaduto a San Benedetto nell'ultima settimana, che sicuramente non depone a favore di una squadra che sbandierava volontà di lottare per il primato, perché ci vuole anche una società che abbia attenzione alle cose, e nel momento in cui ci sono tutti questi problemi, come loro hanno dimostrato di avere, qualche difficoltà poi la domenica, come vedi, la incontri. Insomma, una giornata impreziosita di questo successo, sperando di avere qualche novità positiva, poi che commenteremo lunedì dalle altre, soprattutto dal Modena. Ha vinto invece il Padova, ecco, ricordavi anche tu, devo dire molto bene, la sorpresa poi fino a un certo punto, l'exploit della Samb, che aveva recuperato posizioni. La vittoria del Padova vale doppio, Stefano, questa sera? È una vittoria importante, ma ti ripeto, figlia anche di quello che è accaduto in settimana a San Benedetto, perché San Benedetto è un ambiente molto particolare, dove si vive per il calcio e se ne parla dal lunedì alla domenica, e quindi quello che è accaduto con tutto il contorno che c'era attorno, poi ne avevamo parlato anche tra di noi in settimana, sicuramente non ha fatto arrivare alla partita di oggi con la tranquillità necessaria, e laddove ci fosse stato il pubblico sarebbe stato anche peggio. Domani, lo ricordiamo, lunedì alle 21.15, Mattia Minesso negli studi di TEF Channel, in esclusiva per TEF Channel TV ufficiale del Perugia Calcio. Avremo anche Stefano De Francesco, tante considerazioni da fare con questo giocatore che nel giro di 3 partite ha cambiato completamente la sua esperienza a Perugia, e forse a questo punto capiamo che probabilmente le difficoltà erano dettate anche da una condizione di forma non eccellente, e Caserta lo ha aspettato con grande intelligenza. Sì, Valentina. Caserta lo ha aspettato, noi lo abbiamo aspettato e lui non si è fatto attendere, ci sta regalando dei gol bellissimi, ci sta regalando dei risultati che stanno facendo ingranare la marcia a questo Perugia. Io credo che questo ragazzo avrà un ottimo ricordo di questa squadra quando andrà in categorie superiori. Eh sì, in effetti, se segna con questa puntualità, ma soprattutto con questo tempismo, il gol di oggi è stato stupendo, perché, come ricordava anche Cristiano Silveri, era stretto tra due avversari e l'ha indirizzata da bomber, davvero, davvero bomber inaspettato. Guardate, l'unico giocatore del Perugia, e ora so di esagerare, lo dico da solo, che aveva una caratteristica fisica simile a quella di Minesso e segnava così tanti gol di testa, era tedesco bravo. Sì. Perché si inseriva benissimo, sì, e riusciva con il senso della posizione, col suo movimento, a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. E dopo il quinto gol di testa, cari miei, dobbiamo iniziare a dire che il senso della posizione questo ragazzo ce l'ha alla grande, e veramente ci ha dato una mano in un momento in cui la squadra poteva entrare in difficoltà. Quindi se il gol ha un valore specifico, e Cristiano me lo confermerà, per il particolare momento in cui vengono segnati, questo ragazzo sta facendo tutti gol importantissimi, perché ha segnato contro il Matelica in un momento molto particolare, ha segnato oggi in un momento molto particolare, non gli facciamo tirare rigori, per il resto va benissimo. Eh sì, anche la fase in cui ha segnato Minesso, bravo Stefano, perché ha tirato un rigore orribile.
È vero. Ma gli perdoniamo anche questo, quel sorriso, come dice Stefano. Tra l'altro, attenzione, hai detto una cosa importante, perché a 10 dal termine del primo tempo, a 9, il Perugia era sotto e quel gol veramente ha ridato convinzione, perché la partita poteva cambiare per quanto fosse comunque sotto controllo. Insomma, il Ferrari ha trovato un gol quasi casuale, questo sì, però ecco, capite bene quanto sia stato fondamentale quel gol di Minesso, hai fatto bene a ricordarlo, caro Stefano. La ciliegia della torta della domenica, Stefano, è stato il ritorno sul libro di Bindlino, che tu sicuramente prenderai. Assolutamente so il tuo legame con Perugia, con la storia di Perugia, anche la tua grande competenza sul piano proprio di quelli che sono i tesori artistici della città perugina. In questo caso si parla soprattutto di diretto di quella che è un po' la realtà quotidiana delle frazioni, soprattutto intorno al capoluogo regionale, e quindi domani ci torneremo anche con un'intervista esclusiva che abbiamo affidato al nostro Marco Brunacci con Bindlino, che sarà nei nostri studi. Bindlino, che vuole commentare come questa domenica pomeriggio, hai preso nota su tutte le considerazioni fatte? Vorrei intanto saluto il Grifone, saluto De Francesco. Non ti ha sentito, Stefano? No. Adesso ti saluta. No, io arriva un po' dopo, perdonate. Sì, è vero. Allora, io faccio finta, non sono un tecnico, non sono esperto di tecnica, tattica, comunque lo dico sempre, lo ripeto più, so di qui solo per di quattro battute ogni tanto. Allora, facciamo finta che io non so di Perugia. Io sono di Firenze, che oggi ho assistito a questa trasmissione. Allora, si parla sempre che ci vuole la punta, ma io vedo che abbiamo il secondo attacco con 31 gol, quindi io da esterno direi, ma che vanno a cercare che hanno un secondo attacco e anche oggi 3 gol? Non so se è chiaro il discorso, cioè non ci vedrei tutta questa esigenza, ecco. Ma così da ignorante, così la solo provocazione, una provocazione. È una domanda molto interessante. La raccoglie Cristiano, sentiamo. No, è interessante, ma guarda, io invece credo una cosa, perché poi bisogna dare atto a quello che si vede soprattutto in campo. Credo che l'artefice di tutto questo sia Caserta, e lo continuo a ripetere, perché è stato capace di modificare questa squadra, l'abbiamo anche criticato in certe partite, però ha avuto la capacità di andare a modificarla nei punti in cui era più debole o comunque dove faceva difficoltà, con ciò che ha a disposizione, no? Perché adesso c'è l'arrivo di Vanom, insomma, ma non mi sembra ancora uno di quei giocatori che possa aver cambiato le sorti dell'attacco del Perugia, visto che poi tutto quello che è successo è avvenuto dai giocatori che aveva già a disposizione. Quando è partito con il 4-3-3, tanto caro a lui, le cose non andavano bene, si è posizionato con un 3-5-2 che ha diciamo dato equilibrio a questa squadra, che probabilmente anche a livello atletico non aveva il massimo della capacità, ma nel momento in cui si richiedeva al Perugia di essere, di fare il Perugia, soprattutto in questa categoria Lega Pro, ha modificato completamente l'assetto, addirittura ha messo Elia a fare il terzino destro, ha posizionato Minesso a ridosso di due punte, quindi ha modificato completamente la capacità e la predisposizione ad andare a far gol, e ci è riuscito, e questo bisogna dargliene atto, perché malgrado, e su questo Stefano sono convinto che è d'accordo con me, forse manca ancora un attaccante, malgrado quello che ha detto giustamente Bindlino, però è riuscito Caserta a mandare in gol i trequartisti, i centrocampisti, lo stesso Murano, e quasi a nascondere il fatto che il Perugia, probabilmente anche questo con l'assenza di Melchiorre, un attaccante comunque manca. Quindi bravo Caserta, perché bisogna dirle le cose, insomma, secondo me molto molto merito suo questo. Beh sì, non bisogna nemmeno dimenticarsi che le squadre che vincono i campionati hanno una coppia di attaccanti da 20 gol. Sì, non sempre, però può succedere. Non bisogna neanche dimenticarsi le squadre che abbiamo affrontato nelle ultime 6 partite. Stefano, ma queste sono, queste sono, Stefano. Sì, con l'eccezione della Triestina e del Sud Tirol, ma anche il Ferrari abbiamo giocato con i Molese, Ravenna, Matelica, intendo dire, ha ragione Stefano. Io francamente un attaccante
lo prenderei. Perché sì. Ma certo che sì. Dobbiamo arrivare secondi. Perché qui se arrivi secondi vai a giocare i play-off, dove basta che sbagli una partita. Sì, e i play-off della Lega Pro sono sì, molto peggiori di quelli della Serie B, che giochi tre partite, quattro partite e arrivi in fondo. Qui è un altro campionato dove può succedere di tutto. Quindi abbiamo fatto 36 punti nel girone d'andata, ho aperto il mio intervento così e lo ripeto, non ci basterebbero per arrivare primi. In questo momento potremmo essere addirittura quarti, laddove il Modena oggi pareggi o vinca, o il Padova pareggi o vinca al suo recupero. Quindi potremmo essere addirittura quarti in classifica dopo il girone d'andata. Non c'è da stare soddisfatti, siamo in Lega Pro, eh? Io aggiungo, facendo due conti rapidi, che alla luce anche di quello che ricordavate voi, sicuramente la società con il DS Giannitti in primis, devo dire, consapevole di dover cercare un altro attaccante, anche per motivi legati all'ultimo infortunio di Melchiori, ma con Melchiori e Bianchimano fuori, in realtà, se andate a vedere, Murano è l'unico attaccante di ruolo, cioè l'unica punta vera e propria, che poi, dice Cristiano, è più attaccante di movimento alla Melchiori che bomber d'area, quindi sì, anche su questo siamo d'accordo, per quanto poi Murano sia un attaccante completo, i gol li ha fatti anche Murano, ma in effetti Murano in questo momento esatto è l'unico attaccante di ruolo dell'organico del Perugia, se consideriamo che Vano è in grande ritardo di condizione, può giocare qualche spezzone e comunque non è sicuramente un attaccante che in questo momento ti può finalizzare come possono fare altri giocatori, è sicuramente utile alla causa, se no Caserta non lo metteva in campo neanche oggi, quindi sicuramente può dare un suo contributo, però in questo momento se vai al consiglio organico hai Murano e poi Vano che ripetiamo ancora una volta non ha 90 minuti nelle gambe, quindi la situazione è sicuramente cambiare e questo mercato, questi giorni di mercato saranno decisivi in tal senso. Alcuni tifosi che hanno scritto anche all'inizio della diretta non erano tanto d'accordo con Falserano. Devo dire che questa partita può cambiare la stagione di Falserano, però anche in questo caso dobbiamo dire, non so se siete d'accordo, che il mercato comunque può dare degli sviluppi anche su un giocatore come Falserano, che per la sua qualità è fuori discussione, può allettare molte società di Serie B. Questo sicuramente, ma abbiamo tanti quindi giocatori che potrebbero essere appetibili, anche dei bei pezzi da vendere, sì, non solo Falserano, perché abbiamo seduto in panchina piuttosto spesso un Dragomir. Sì, Dragomir che non era disponibile oggi, non è disponibile da diversi giorni, però sì, anche Dragomir, potrebbe, come sai Valentina, tante volte, se anche ai tempi della Serie B, anche tre anni fa addirittura, si cercava o comunque si valutava l'ipotesi di una cessione di Dragomir perché giravano voci di interessi, comunque sono sempre stati stato, sondaggi. È sempre stato parte, dato sì, in partenza. Sì, è vero, anche sì, i sondaggi a settembre che a gennaio. Anche è vero. La qualità intrinseca in questo momento non è a disposizione, è tornata a disposizione invece Cancellotti, giusto per ampliare il quadro, oggi non era in campo mentre è stato inserito Rosi. Ecco, noi ci aspettavamo Rosi dall'inizio per la verità, poi ci ha un po' stupito Caserta e ha avuto ragione l'allenatore del Perugia. Su Rosi, proprio per chiudere con Stefano De Francesco e poi salutiamo i nostri tifosi da casa, Stefano Rosi che comunque può rientrare tra le richieste, quindi un'eventuale dinamica in uscita del mercato. Rosi può essere comunque un giocatore molto molto importante per il Perugia, no? Cancellotti ha fatto fatica nel giorno di andata lì a destra. Ma io credo che sulle fasce, e se continueremo a giocare con questo modulo, Caserta abbia trovato gli interpreti giusti. Dicevamo in apertura di Elia, ma devo dire che lo stesso Fialese, sono almeno due partite, le ultime due le ha fatte tutte e due molto bene, veramente molto bene. E dall'altra parte io, se devo dire, e spiego anche il mio voto non larghissimo al nostro allenatore, perché un giocatore, ho visto i due giocatori che sono entrati nel finale, Sunas e Juan, che giocano meglio di coloro che c'erano dall'inizio, e quindi uno che li guarda tutta la settimana probabilmente un'occhiatina maggiore gli va data, perché Sunas è entrato veramente in maniera, scusate la sonanza, in maniera sontuosa, perché ha fatto veramente bene. E lo stesso Juan, ogni qualvolta entra in campo, lo aveva fatto ancora a Matedica, nonostante abbia a disposizione una manciata di minuti, riesce a far bene lo stesso.
Quindi io personalmente un occhio a questi due durante la settimana, specialmente parlando di partite dove dobbiamo cercare di ottenere il massimo, la darei. Chiudo perché giustamente, come dice Giulio, siamo in fondo, dicendo che è stata una domenica positiva per il Perugia, perché comunque sia abbiamo esorcizzato l'assenza di Melchiorri. Per quanto mi riguarda è stata anche una domenica dolcissima, perché la mia vicina di casa, che è una cuoca, ci ha portato tutti i bignè con la crema, col fatto che eravamo tutti dentro casa, quindi li ho finiti in un lampo, meglio di così si può. Allora, e i bignè per noi dove sono? Ce li deve lanciare. Tutti, vale, da Pier Antonio è molto molto complicato, non possiamo, anche andando a casa di Stefano non li troveremo, perché li ha finiti Stefano. Quindi allora la prossima volta li porti tu. Assolutamente, assolutamente sì, faremo un bel buffet, anche perché domani è una super puntata, lo ricordiamo, con Stefano De Francesco, Cristiano Silveri, avremo anche Luca Mercadini del Corriere dell'Umbria, responsabile di sport del Corriere dell'Umbria, Paola Costantini e Mattia Minesso, per conoscere meglio questo giocatore che sta cambiando sia la sua stagione che quella del Perugia. E vedo Valentina che è perfettamente d'accordo sì, con me. Aggiungo anche che per il prossimo match di campionato il Perugia deve riprendersi i famosi due punticini buttati via in quell'orrendo pomeriggio estivo, no? Abbiamo un conto in sospeso. Era la prima partita di campionato, vedo che siete perfettamente in linea, ecco, e quindi va assolutamente trovato il successo, per quanto poi il Fano abbia dimostrato di non arrendersi mai. Ultimamente addirittura ha fatto un colpaccio lì a Trieste che nessuno si aspettava in 10 uomini e ha pareggiato ieri sul rigore contro il Gubbio di Torrente. Torrente è rimasto un po' rammaricato, per la verità, perché aveva ormai in pugno l'incontro, il risultato. Poi è arrivato questo rigore concesso ai marchigiani. Bene così, grazie a Stefano De Francesco, vi ritroviamo domani. Stefano, a presto, tra 24 buona ore. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Grazie Stefano. Ciao, grazie. Domani dalle 21.15 Grifo Stadium del lunedì. Valentina Belia, che ritroveremo puntuale domenica prossima per Fano Perugia. Con te però, Valentina, andiamo a vedere ancora con le schermate i prossimi match di campionato con la regia di Daniele Tomassoli. Ricordiamo il Perugia di scena a Fano, ecco qui, poi Perugia Arezzo domenica 31 gennaio, Cesena Perugia mercoledì 3 febbraio, saremo chiaramente in una gara infrasettimanale, ci dovremo vestire da sera. Ecco, da sera, brava Valentina. E Perugia Mantova la gara ancora al Curi, quindi quattro partite da non sbagliare. È vero, quella col Cesena, adesso vedremo il cammino del Cesena nelle prossime due partite, ma sa già di scontro a questo punto diretto anche contro un'altra squadra che è diventata grande, lo è di tradizione, ci mancherebbe, ma ha cambiato i suoi propositi. Sì, ha cambiato passo, ma guarda, all'inizio del campionato, quando si parlava delle squadre che avrebbero potuto ambire ad un posto lassù da capo, io ricordo di avere menzionato anche il Cesena, non in questa trasmissione, nell'altra trasmissione dove vado sempre a Ede Gol con Mimi Mazzetti, e gli ospiti in quel caso mi dissero no, ma il Cesena lascialo stare, che non c'è. Invece, visto, quest'anno fatto non ci sarà, una bella previsione, ma ormai tutti i tifosi lo scrivono, lo dicono, sempre più brava e sempre più competente la nostra Valentina Belia, anche i tifosi tra virgolette fidelizzati che nonostante problemi di grafica oggi si sono collegati e continuano a scrivere i loro messaggi. Da Gualdo Tadino scrive Giuseppe, occorre sempre prendere un attaccante di peso lo stesso nonostante la prestazione di oggi e i gol che sono arrivati. Qualcuno che giocava di fioretto, il primo tempo dopo l'intervallo è rientrato con la sciabola, meglio un Perugia dove segnano più giocatori, scrive un altro telespettatore. E poi ancora qualche sensazione negativa su Falzerano esternata da negativa? Sì, qualche cosa negativa su Falzerano. Cos'è che non è piaciuto? Ma in realtà può dare di più, scrive un telespettatore, per le qualità che ha, lo scrive Mirko, e in effetti è normale attendersi sempre qualcosa in più. Io credo che comunque abbia bisogno anche di un po' di continuità, non è semplice giocare, entrare 10 minuti, entrare 5 minuti, entrare mezz'ora, non devo è dire semplice. Che il gol sulla respinta di De Lucia, sul rigore di Minesso, anche in questo caso possa cambiare molto.
infalzeranno, se rimane, perché chiaramente certo, tutto può accadere nel calciomercato di gennaio, perché comunque Perugia ha la ricerca di un attaccante, non si sa poi come ritrovi Melchiori, no? Perché certo, è anche vero, Melchiori ti ha fatto la differenza, però poi è normale che certo, bisogna capire come Melchiori tra un paio di settimane ritornerà di recupero, a disposizione. Eh sì, anche sul piano dei tempi di recupero, almeno no, sembra ancora 3 settimane, ma Perugia deve prendere, deve prendere una punta. Proprio in questo finale, mentre stiamo per salutarvi, gli altri messaggi dei tifosi che poi andremo a commentare anche domani, sì, sempre sul discorso relativo all'attacco e alla necessità comunque di una punta, nonostante il 3-1 di oggi con 2 calci di rigore. Grazie a Massimo Radisulza. Grazie. Massimo, è stato un piacere come sempre. A Cristiano Silveri. Chiudiamo con le perle di Bindolino. Allora, sulla base di quello che hai raccolto, le tue conclusioni, caro Bindolino, facendoti ancora i complimenti. Ma le mie conclusioni per il tuo fantastico libro, Bindolino. Allora, le mie conclusioni sono che innanzitutto, guardando le schermate, volevo chiedere, ma non c'avete una foto di Caserta che ride? È sempre serio, molto no? Serio, è vero, è molto, cioè, molto sembra, serio. Sembra come se... È concentrato. Poi il Cesena ha vinto a Perugia, ha vinto a Gubbio, ha vinto a Arezzo. Quello quando si avvicina al Verghereto vince, quindi bisognerebbe fargli cambiare strada quando arriva da ste parti. Ti facciamo passare da sotto? Bisogna fare qualcosa. Il Cesena di lì ci deve stare. Cioè, noi dici dove sta? Dovevano essere Padova, Perugia e Triestina le squadre che sembrava che dovevano ammazzare il campionato, invece mi ritrovo Modena, su Tirol, quindi... E niente, per quanto riguarda il libro, io ringrazio, è stato troppo gentile, veramente... gentile, perché adesso non perché è il mio, però cioè nessuno aveva mai fatto una cosa del genere, cioè scrivere un libro su tutti i paesi del comune di Perugia e in dialetto, cioè è uno sforzo che ho fatto 2 anni, è un atto d'amore per Perugia, l'ho fatto proprio veramente con il cuore, è amore vero, questo non è né business né nient'altro, e quindi ecco, sono contento che ha dato spazio a questo libro. L'hai fatto con tanto amore e passione, con tanta fatica, anni di lavoro, premiati da questa pubblicazione. No, bravo, devo ringraziare di nuovo l'editore Morlacchi, nella veste di il dottor Galli, che ha creduto in questo progetto, l'assessore Varasano, che finalmente mi ha fatto vedere un libro col simbolo del comune di Perugia. Per me è quella è una medaglia, l'ho scritto anche sull'introduzione. Poi avevo l'introduzione del sindaco Romì. Di un sindaco e un assessore contemporaneamente sul libro non capita tutti i giorni. Di più non potevi ricevere. Meglio di così. Complimenti davvero, complimenti a chi ti ha sostenuto in questa pubblicazione, che poi andremo a analizzare nelle prossime settimane qui in studio. E grazie anche una per bella intervista. Ah, saluto, ho visto gli sponsor, saluto Enrico Marconi della Antenna Service, lo conosco. Saluto anche questa, però la conosco, la bionda della DCD. Quella non la conosco, ma la saluto uguale. Quella, e poi saluto il DS Panfili, perché era parecchio. È vero, salutiamo Francesco Panfili, direttore sportivo Francesco Panfili, lo ritroveremo nei prossimi appuntamenti. Grazie davvero a tutti, Roberto Frasimi e Daniele Tomassoli in regia. Torniamo con Grifosani della partita domenica. Naturalmente vi aspettiamo anche domani. Mattia Minesso nei suoi TAF Channel, giocatore della Perugia, per tracciare un bilancio di questa prima parte del campionato con il 3° successo di fila dei Grifoni. Buona domenica a tutti.